Meravigliosa creatura ben approdata in Irex in the Wonderland. Quest'oggi ti mostro la mia collezione di puzzle. Ebbene sì, dopo la collezione di bambole di porcellana delle principesse Disney, a grande richiesta ti mostro appunto la mia collezione. Mi aiuterà mia madre perché sono abbastanza, quindi mettiti comodo perché Ciao. ci vorrà un pochino di tempo. Sono più che altro della Disney. Io ho sempre amato i puzzle, quindi mia madre me ne comprava valangate. Il primo è questo, che sarebbe quello della Bella e la Bestia, ed è di 200 pezzi. Varieranno i pezzi, quindi non sono tutti uguali. Ci sono quelli di difficoltà ovviamente inferiore e quelli di difficoltà, tra Maggiore. virgolette, maggiore. Ma io ho fatto un puzzle, non mi ricordo quanti pezzi era, e purtroppo non ti ho potuto fare neanche la foto perché non si riesce a trovare questo Dopo puzzle. tanti anni. Era un puzzle che poi abbiamo incorniciato in un quadro raffigurante dei bellissimi gatti, ed era un 10.000 pezzi. Piccoli però, ovviamente. Bellissimo. Peccato, non l'ho trovato, quindi non te lo posso mostrare. Questo di Biancaneve con Cucciolo, 60 pezzi. Procediamo. Non ci fare caso alla mia faccia indecente, però sono senza trucco, quindi arrivederci e grazie. Qui abbiamo il mio cartone animato preferito, però ci ho detto mia madre, perché mi hai preso C'era questo. Scarre con Simba. Semmai mi prendevi Vedi che Mufasa. simpatico che era, ci sorride. Semmai mi prendevi Mufasa con Simba. Cioè, Non c'era. evidentemente. E quindi questo è di 60 pezzi. Qua abbiamo sempre Belle con il padre. In questo caso sono 60 pezzi più poster. Sì, all'interno. Ah C'è sì, anche il c'era il poster. poster. Cioè, ma tu vedi. L'abbiamo lasciato Questi all'interno. hanno anni comunque. Direi, eri piccola, avevo 6 anni. Più poster, perché loro forse ti aiutavano con il poster per montarlo, Sì. però io sinceramente forse non l'ho mai neanche guardato Non queste penso, non credo. Però c'era. cose. Cioè, è vero che ero veloce, ma Evidentemente per quello te li mi compravi. passavo il tempo, mi mettevo lì il pomeriggio. Questo qui invece incominciamo forse a salire, sì. 104 pezzi. Ed è tutta la famiglia di Topolino, quindi abbiamo Topolino, Pippo, Minnie, Pluto, no, Clarabella Pluto e Clarabella, e questo come chi era? Beh, e quello lì buonanotte. era il fidanzato di Clarabella. Sì, ma il nome non ci Non me lo sovviene. ricordo. Questo è sempre della serie di Topolino, e abbiamo Topolino, Paperino, Pluto, Pluto. Insomma, tutta la Pippo. famiglia e 150 pezzi. Poi, ovviamente, scrivimi qual è il tuo preferito di tutti questi puzzle che ti sto mostrando, perché veramente sono curiosa. Questo di Cenerentola con il principe azzurro, 60 pezzi. Cioè, tu dovresti vedere il tavolo, è pieno di puzzle, una pila infinita. Pinocchio con la fata. Ed è di 150 pezzi, più il gatto ed il grillo parlante, più il pesciolino, che carino. Questo, che è difficoltà diciamo molto più alta, perché è 500 pezzi, e stiamo parlando di Esmeralda con il gobbo di Notre Dame e Frodo, mi pare che si chiamava il fidanzato di Esmeralda. Quello che voleva diventare fidanzato di Sì, Esmeralda. però poi alla fine non ci sono diventati. Lo sai che non me lo ricordo questo? Non è proprio. Mi sa che non è che si piacessero molto. Questo qua forse è stato uno dei primi che mi hai preso, ma Perché erano piccoli questo è questi? Baby proprio. Sì. 60 pezzi, e ci sono tutta la famiglia di appunto Topolino in versione mini, piccola. Di questo io ora poi ti mostrerò, subito dopo che parlo, le clip che io ho fatto. Ho realizzato questi puzzle e poi li ho incorniciati, anzi mio padre me l'ha fatto incorniciare. E niente, ci ho fatto la panoramica, quindi li vedrai nel dettaglio.
pezzi, 80, 100 e 100. Pocahontas è il fidanzato, questo è il fidanzato, 100 pezzi, bello, molto romantico. Mi ricordo questo montato, viene molto carino. Ah, questo sul ghiaccio, di sempre della famiglia di Topolino, 100, dov'è l'ho visto? 104 pezzi. Un altro di Esmeralda, e questo mi pare che è più grande, 99 pezzi. 99 pezzi. Questo è bellissimo, però è ingannatore. Io mi ricordo quando l'ho montato questo, che ovviamente essendo tanto monocromatico, tanto rosso, è più difficoltoso questo, più difficile. 250 pezzi. Manca un pezzo. Manca il pezzo del... nella parte del vestito di Esmeralda. Però questo è il risultato finale. Dimmi se ti piace. Di questo un altro quadro, quindi è stato incorniciato, 500 pezzi, e questo ti posso assicurare che non è semplice, perché c'è tanto verde che ti inganna. Carica dei 101 ed è di 250 pezzi. Questo non è facile perché ovviamente ci sono tante similitudini di pezzi dei cani che ovviamente si assomigliano tra di loro, quindi si può creare confusione per questo. Questo non so che cosa sia, qua c'è scritto Holly e Olby, 100 pezzi. Non mi piace. Di questo non abbiamo trovato il quadro, perché altrimenti avrei fatto sempre la panoramica, ma purtroppo 500 pezzi. Nada. 500 pezzi ed è bellissimo. Veramente. Poi noi amiamo i gatti, diciamo che questo è il mio preferito. Di questo inteso. Aladdin e Jasmine nella conoscenza, come si suol dire, 100 pezzi. Qua abbiamo Minnie, Topolino e Pluto nel Disneyland. Pippo. Sì, Pippo, no, Pluto, scusami, mia madre mi ha corretto. 150 pezzi. Questo qui in pratica è sempre Topolino, Minnie e Pippo. 60 pezzi. Questo qui è delle Barbie, cosa eccezionale dato che io non amavo le Barbie. L'ho sempre detto. 150 pezzi. Poi abbiamo questo mamma, non mi viene il nome. Luna Park. Oh, 150 pezzi. Questo è pure bello, 250 pezzi, e siamo uguali a quello di Esmeralda. Questo è, come si chiama? 150 pezzi. Era bello comunque, era molto significativo questo cartone animato. Questo è pure bellissimo, a me piace un sacco questo. 150 pezzi e abbiamo Chip e Chop con la fidanzata, è bello, tutto immerso nella natura, a me piace questo. Questo è Peter Pan e Fasullo, 100 pezzi. Minnie, Topolino, questo è proprio quello agli albori. Dumbo e Pluto, 104 pezzi. Questo a me pure piace, con Peter Pan, mamma, il Capitano Uncino. Capitano Uncino, 104 pezzi. Qui ci abbiamo Flintstone. Questo 250 pezzi, ebbene sì. Ariel sognante, 250 pezzi, ed è pure bello. Questo mi ricordo mi ha impiegato un pochettino. Sì? Sì, perché forse c'è tanto azzurro, sì. Pinocchio, ed è 99 pezzi. Il mondo è mio. 60 pezzi. Aladdin e Jasmine. Scrivimi magari qual è il tuo cartone animato preferito anche, perché... il mio è il Re Leone, dico. Te l'ho detto miliardi di volte, però è quello. Abbiamo l'ultimo,
che è ben di 250 pezzi ed è Pocahontas.